Ruota il dispositivo. Ecco qua. Speriamo. Adesso non so come viene l'inquadratura. Care amiche ed amici, a inizio il mio nuovo live streaming. Non ho idea come mi stia filmando la camera adesso. Ho acceso il computer perché voglio monitorare al computer il video, però vi saluta il vostro Santen Chan, iniziando questo live streaming un po' in maniera così improvvisata, perché lo faccio peraltro con la telecamera, con la camera anteriore, e quindi adesso accendo il computer. Come vedete, mi sto preparando. E YouTube mi ha dato la soddisfazione. Mi ha dato il contentino di potermi filmare dal vivo dopo tanto tempo, ma in più mi ha concesso la monetizzazione del chat nel video. Io non so come funziona, sono nuovo. Ho dovuto dichiarare che ho una società, cosa che non è vero. Io non ho nessuna società, ma non so perché, mentre non mi hanno richiesto nessuna società per le monetizzazioni, adesso per il live streaming mi chiedono se io ho una società, e io ho dovuto rispondere che sì. Società con che o di che o di chi, non ho capito. Però vabbè, adesso sto entrando nel canale, così mi posso anche guardare meglio. Per vedere, poi c'ho due domande pendenti. Sa fare un casino qua con lo schermo. Non vi preoccupate, nulla di. Allora, qua Victoria se più che hip hop sembra un remix fatto sotto effetto dei funghi psicodelici. Sei mitico, metto mi piace. Grazie Vittoria Se. E Barbara mi dice un moderno Battiato. Grazie Barbara. Questo era per il video, un video che ho fatto cantando. Andatevelo a cercare e dopo gli risponderò. Allora, qua c'è. Vediamo come sto venendo. Ah, sì, mi inquadra bene. Perché farmi filmare con la telecamera davanti sempre quando c'è quella dietro? Vediamo con che configurazione. Infatti si può vedere fino a 720 HD. Mi ero stancato di fare dei live che si vedessero con una risoluzione di 320 o 240. Quindi basta mettersi a certa distanza e non si rimarrà tagliati.
Allora dicevo, mi hanno monetizzato le live, però chiaramente non servirà molto perché non ho nessuno che stia chattando in questo momento e che paghi perché io legga il chat. In questo momento ho avuto 2 like e c'ho una persona che mi segue. Questo mi succede a me. Che sto qua alle 20 e 42 e che ho più di 1000 iscritti, per quello mi hanno autorizzato le live, però non ho mai i 1000 iscritti che mi seguono quando faccio i live, ma guardano i video in un altro momento. Poi la cosa che non è tanto allegre, non è né porto allegre né porta portese né nulla, è che ho più di 1000 iscritti, ma non è che si dedicano a guardare i miei video. Allora io dico grazie per esservi iscritti al mio canale, ma che cosa vi siete iscritti a fare se non guardate i miei video? Perché io continuo a caricare dei video e veramente ho 20, 30, 40 visualizzazioni a volte in un mese. E io vorrei invece che almeno il 50% degli iscritti guardasse i miei video. Ho fatto dei video ultimamente che li hanno visti un botto. E sono veramente, ecco qua, li leggiamo. Intanto commento, devo azionare la tastiera virtuale perché quella fisica c'è qualche lettera in meno, quindi a volte mi mangia le N e le B. Allora, se un grande mi dice Barbara e io gli rispondo grazie cara amica, fammi sapere cosa ne pensi anche degli miei video. Grazie, cara amica, fammi sapere cosa ne pensi anche degli altri miei video. Ecco. Che casino. Sto rispondendo, ma a chi mi aveva già risposto, e vediamo un po'. Gli avevo detto amico in una precedente risposta.
qua invece mi cancello questa, già gli avevo risposto. Ecco, allora vediamo. Mi hanno risposto ultimamente a questo video era freestyle hip hop music and song rap, la politica è il vero cancro del nostro paese. E a questo video Barbara mi dice un moderno battiato e io gli rispondo: grazie per l'elogio basta così, grazie per l'elogio. Amica Barbara, più che hip hop sembra un remix fatto sotto l'effetto di funghi psicodelici. Sei mitico. E a lei gli dico: grazie cara amica, fammi sapere cosa ne pensi anche degli altri miei video. A Vittoria, se ecco fatto, gli avevo messo un commentario di troppo, così me lo sono rigiocato. Si fa così, no? Si ricicla. Adesso succede che ho avuto questo tempo per fare il live prima di andare a dormire. Mi avete pizzicato in vestaglia che dormo presto, però non ho molti argomenti. Comunque vi volevo dire di andare a vedervi i miei video che ho fatto tempo fa. Sono stato molto creativo. La settimana scorsa ne ho fatti, non so se siete, ho fatto sul Calabrone, ne ho fatti due e tutti fatti una settimana fa, e sul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 video li ho fatti in una settimana, includendo anche questo, farebbero 13. Ho fatto un video sul Calabrone, un video di letteratura, sul libro del Mistero del Silenzio, poi un altro video in occasione del mio compleanno. Il 26 gennaio del 1969 nasceva il mito italiano di YouTube Sant'Enchan. Poi ho fatto la rubrica letteraria Tantra, la comprensione suprema di Osho Rainish. Poi ho fatto video tutorial come superare il mezzo milione di iscrizioni. Poi ho fatto la rubrica letteraria Meditazione, la prima e ultima libertà. Ringraziandovi di aver superato i 1000 iscritti e i mezzo milione di iscrizioni, un altro video. Parlando delle elezioni di marzo 2018 e del limite di 5.000 ore in YouTube all'anno, un altro video. Rubrica letteraria La rivoluzione interiore di Bhagavan Sri Rainish, un altro video. Il libro mi sembra che ho detto prima, mi sa. Un altro video fatto sul libro, dalla rubrica letteraria La rivoluzione interiore.
un altro video YouTube esige dal 2018 minimo 5.000 ore di views all'anno, un altro video la smorfia tutorial, suggerimenti dei numeri da giocare lotto e all'otto e al 10 lotto ogni 5 minuti, una cosa del genere. E poi il calabrone di nuovo. Invece due settimane fa ho fatto un altro libro sulla rubrica letteraria, sugli uccelli, sacchetti di plastica, vari tipi di uccelli. Ne ho fatti uno pochi, perché già uno due settimane fa, poi tre settimane fa ne ho fatto uno, due, tre, poi un mese fa ne ho fatti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9, poi due mesi fa ne ho fatti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9, non so se 9 o 10, 9 credo, poi tre mesi fa ne ho fatti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 20, perché il segreto sta proprio nel farne tanti e il poter fare delle live streaming ti permette di fare tanti più video. Adesso correggo il titolo di un video che avevo scritto all'anno senza apostrofo, cosa molto grave, perché poi ti seccano vediamo un po' qua, scocciano dicendo ah, hai scritto male, hai scritto male. E niente, usufruisco della monetizzazione, infatti c'è, mi sembra, il mio icono con la coronina, però voglio dire, non c'è nessuno che, sono convinto che anche se ci fossero le due o tre persone che ci sono sempre, non mi pagherebbero per la monetizzazione. Ecco, come dire, io ho fatto molti video, adesso ho a portata di mano soltanto questo libro di quel del quale ho già parlato, La rivoluzione interiore, perché per me la meditazione è l'unica vera forma di rivoluzione. Tu puoi cercare di cambiare il mondo esterno attraverso l'economia, attraverso la politica, attraverso le religioni, ma tutti questi sistemi hanno fallito e stanno fallendo. Invece l'unica vera rivoluzione che può generare cambio e la rivoluzione interiore, dell'introspezione, della meditazione. Si cambia come individui, non come specie. Non credo che non vi preoccupate se ogni tanto guardo lo schermo così, è perché c'ho delle lenti che sono bifocali. Allora, per leggere, anche se non so per come, perché, ma l'oftalmologo mi ha fatto delle lenti piccoline qua sotto, che per leggere a mezzo metro di distanza devo alzare la capoccia. Infatti sarei tentato di mettermi questi altri occhiali, che sono i vecchi, che sono monofocali. Ah, così almeno alla larga distanza vedo bene. Però volevo dire, noi facciamo affidamento sull'economia, sulle scienze politiche e sociali, sulle scienze politiche, ma in realtà non serve a niente tutto questo. Noi sappiamo
che in realtà l'unica rivoluzione è la rivoluzione interiore della meditazione, il prendere coscienza attraverso l'introspezione che c'è un universo che si può cambiare, il nostro mondo interiore, perché tu puoi cercare di cambiare ogni aspetto del mondo esterno e non cambiare nulla. Invece, intanto navigo un po' nel mio Facebook, se volete potete trovarmi come Sant'Enciani in Facebook. Invece vi dice, e soprattutto cercatemi in Instagram, ho caricato molti video. Invece l'unica introspezione, l'unico cambiamento reale viene dalla meditazione, dal viaggio interiore, non dalla politica, da altre cose, da altre manovrine, da altre... Sto anche su Twitter come Sant'Enciani, troverete il link nel mio canale che state guardando adesso il video, se lo state guardando. Poi io fra Frizzi e Lazzi mi sono già stancato di mettere i tag, di mettere tutte queste cose qua, no? Di mettere le descrizioni. Adesso voglio fare come il nostro amico, caro amico, io non mi ricordo mai il nome della gente, ecco, però lo seguo molto. Ah, ecco, Mario Ciriello. Lui, Mario Ciriello, mette sempre lo stesso titolo in pratica, che è la cosa più conveniente da fare. Tanto poi io ho sempre messo degli hashtag, dei tag, delle descrizioni accattivanti e tutto il resto, e i miei video non sono visti molto, sono visti al limite 10.000 volte. Però adesso riprenderò a fare più video, perché non dovrò perdere tempo ad editare i video. Poi ho scoperto che con la telecamera davanti vengono come minimo in 720, almeno ci spero. Però vi dicevo, la vera rivoluzione sta nella meditazione, è la rivoluzione interiore, perché cambiare tutta la realtà, cambiare tutto il mondo. Per esempio, adesso vengono le elezioni in Italia a marzo, ma serviranno a cambiare il paese o rimarrà tutto come prima, come sempre è rimasto prima? Faranno diciamo dei brogli, perché ci sono stati degli anni che le schede le hanno trovate nella spazzatura. Allora si inventano il voto digitale, le schede speciali, bla bla bla, e poi buttano tutto nello sporco. Hanno fatto quella festa vestiti da porci, da maiali e da antichi romani, spendendo milioni di euro, e noi come scemi a pagare i contributi. Quindi la politica non credo che rivoluzionerà il mondo, perlomeno non servirà a rivoluzionare la realtà in Italia. Anzi, Roma è sempre più sommersa nel degrado, nell'abbandono, nell'incuria. Quindi cambiare il mondo è difficile. Ci occorrerebbe una rivoluzione che però farà regredire il paese di molti decenni, perché le rivoluzioni vere politiche distruggono, non creano. Invece la rivoluzione interiore è come riuscire a cambiare il mondo, cambiando cioè la propria percezione del mondo. Quindi tu puoi migliorare la tua vita senza che debba migliorare il mondo attorno a te, perché se aspetti che il mondo attorno a te migliori per essere contento, non sarai mai contento. È quello che diceva Buddha: la felicità non è una cosa che si raggiunge, ma un'attitudine. Se tu aspetti di essere felice il momento opportuno, non sarai mai felice.
Invece la felicità è un'attitudine che devi assumere te. In te sta la scelta. Tu puoi decidere se essere felice o se essere infelice. Solo tu lo devi scegliere. Devi quindi scegliere per la felicità. Che bello che non solo ho avuto 2 like, ma ho avuto anche un dislike. Significa che mi hanno seguito almeno per il momento in 3 persone. Non chiederò magari le ragioni di questo dislike, ognuno è libero di valutarmi come vuole. Non so se questa persona mi sta ancora seguendo, ma vorrei sapere se, oltre a mettere dislike, può partecipare nella chat o no, o è soltanto qualcuno che non aveva nulla da esprimere, è passato, ha messo dislike e se n'è andato. Ma se avesse qualcosa di costruttivo da esprimere, perché io faccio i video live streaming anche per interloquire con gli spettatori, e magari anche adesso che ho le monetizzazioni per ricevere qualcosa, non lo nego, non sono ipocrita, sto anche rileggendo questo libro. Io dicevo che sono arrivato ai 70 dollari in YouTube, ma hanno già pagato dal 7 febbraio 2013 al 26 gennaio 2017 150 dollari. Adesso, da gennaio 2017 a oggi, mi devono 70 dollari, quindi al 2018 mi devono 70 dollari. Se mi hanno monetizzato i chat, la gente mi desse qualcosa, magari mi arriverebbero a dare altri 100 dollari. Io sto leggendo questo libro di Lovecraft per l'ennesima volta, perché sono un appassionato di Lovecraft, ma ho parlato ultimamente di Reinisch. E come potrete ammirare, qua dietro di me ci sono tanti libri, proprio per la ragione che a me leggere mi è sempre piaciuto. Se avete delle domande culturali, se vorreste che io vi parli di qualche autore in particolare, o avete qualche idea da propormi, magari non ho il libro, perché io non so quanti libri ho, ma certo ho solo 3 biblioteche, e quindi se non riesco ad avere in mio possesso il libro di cui vorrete qualche informazione, cerco in internet. Però sarei ben contento di fare altri video culturali. Comunque ho fatto dei video anche di gastronomia. In questi giorni dovrei tornare a cucinare ed invito tutte e tutti voi a guardarvi i miei video tutorial di gastronomia casareccia. Poi ho fatto anche dei video tutorial di idraulica e di riparazioni. Ho fatto dei video tutorial sui cellulari, sul tablet, ma soprattutto ho fatto molti video quando non avevo i live parlando, quindi ho fatto anche dei live che possono essere considerati dei tutorial gastronomici, perché sono dei live che ho fatto ho fatto dei video col cellulare facendo la spesa. Adesso non ce l'ho qua con me, è un Nokia Asha 302. Ho impiegato prevalentemente quello. Questo mi si è rotto, ho fatto un tutorial su questo cellulare, ed è il Samsung Galaxy Yung 5360. Di rotto c'ha che purtroppo gli si è incantato il bottone e va in lop, purtroppo. E quindi ho fatto dei tutorial facendo la stessa, che vi parlo delle cose del supermercato, ma anche non solo dentro il supermercato. Ho fatto dei video anche fuori il supermercato, perché purtroppo io mi stanco facendo la fila, facendo la spesa. Allora ogni tanto
lascio il carrello e vado a firmarmi fuori dal supermercato. Andavo. Adesso non ne ho fatti più di quei video, perché hai visto, uno fa tanti video di un genere, poi passa un altro. Però cercate nel mio canale Sant'Enchan spesa e troverete molti video che hanno a che vedere con spesa, facendo la spesa. Quindi facendo la spesa, spesa, cercate. Poi certo, succede che io nella descrizione di molti video ho messo il link a altri video, quindi vi usciranno anche dei video che non hanno nulla a che fare con la parola che cercate, perché ce l'hanno nell'elenco della descrizione. Però fa niente, voi cercate nel mio canale spesa e vi appariranno i video nei quali o vi do dei suggerimenti all'interno del mercato su come fare la spesa, o vi parlo fuori in una pausa durante la quale mi riposo del fare la spesa e vi parlo di altri temi. Questo mio primo live stream dopo tanto tempo non lo voglio fare troppo largo. Poi purtroppo vedo che non c'è nessuno in chat. Poi mi hanno dato 3 voti, 2 positivi e 1 negativo. Sono comunque contento perché adesso c'è una persona guardandomi, magari è la persona che mi ha dato il voto negativo. Io non so se durante i live si possa commentare il video, perché io di commenti non ne vedo neanche uno. Fatto sta che vabbè, li leggerò dopo. Però vediamo un po' come sta il cellulare. No, ancora non è calduccio, però se mi preoccupa a fare i ops, no, è dall'altra parte che frigge, che è caldo. Mi preoccupa. Ops, perdon, ho toccato qualcosa nello schermo, ma vi dicevo, il mio tablet sembrava fresco, il mio cellulare, perché lo appoggio sul tablet ed è appoggiato su una scatola. Allora lo sono andato a toccare ed è scivolato e si è interrotta la connessione. Ma quando sono andato a toccare lo schermo, ho visto che il mio cellulare è diventato di nuovo un ferro da stiro che bolle. Siccome questo gli rovina la batteria e lo può pure bruciare, e siccome questo è stato il mio primo live streaming dopo tanto tempo, ho deciso di riprendere il video e spiegare che cos'era successo, perché si era interrotto. Però voglio dire, evidentemente il mio cellulare dopo 34 minuti, dopo più di mezz'ora, inizia a surriscaldarsi in modo molto preoccupante, e siccome non ho argomenti significativi di cui parlarvi, a parte il fatto che ho voluto sperimentare come si fa un live streaming con la camera frontale invece che con quella piccola, perché la camera frontale del Motorola Moto X seconda generazione è di 13 megapixel in full HD, invece la camera quella per i selfie davanti, quella più piccola, cioè questa di dietro posteriore, di 13 megapixel, quella anteriore è di 2 megapixel full HD. Quindi che significa? Che mi dava una risoluzione inferiore. Adesso io voglio vedere, registrandomi con quella anteriore, se è un video di 720. Ah, ciao Barbara, grazie, tu mi dici che sono grande, grazie. Stavo per finire il live streaming perché mi si sta surriscaldando troppo il cellulare, purtroppo non vorrei che mi si rovinasse. Adesso è più bollente di prima. Sono riuscito a che YouTube mi ridia il live streaming
e a monetizzare il chat. Vediamo se riesco a raffreddarlo in questo modo il cellulare. Se vuoi dare qualche donazione, cara Barbara, così sperimentiamo le sponsorizzazioni del sperimentiamo a Barabba, Barabba. Mamma mia, io faccio, si vede che devo mettermi gli occhiali giusti. Barabba, scusa, e che adesso correggo anche che devo correggere che ti ho risposto. Sì, che casino. Grazie per l'elogio, amico. È un dovere adesso correggere questo errore qua. Io leggevo Barbara. Che ci vuoi fare? Sono accecato. Allora ti dicevo, purtroppo, caro Barabba, c'è il cellulare che frigge. E comunque sono riuscito, che a gennaio YouTube mi ha sbloccato le live, le posso fare di nuovo, live streaming, e le monetizzazioni. Però per il momento non so come funzionano le monetizzazioni. E quindi non so se vuoi donare qualcosa attraverso il chat, si può pagare perché YouTube mi deve $70. Allora magari attraverso il chat, se uno monetizza i propri chat, arriverà a pagarmi di più. Però per il momento taglio. Allora grazie Barabba di avermi seguito, passo e chiudo, perché altrimenti qua frigge tutto e poi io non c'ho per un altro cellulare. Allora vi ringrazio a tutte e tutti di avermi seguito, grazie a te Barabba, e mi raccomando, condividi questo live se ti è piaciuto, mi raccomando a tutte e tutti voi di condividere i miei video se vi piacciono, aiutate il mio canale a crescere, a me a guadagnare qualcosa in popolarità e in denaro. Adesso chiudo e spegnerò il cellulare, non c'è altro da fare. Si è surriscaldato come per stirare una camicia bagnata ed asciugarla e mantenerla ben piegata. Allora, arrivederci e ciao. Non so mo come si spegne. Credo così.